Pietro e Giovanni a Gerusalemme andavano tutti i giorni al Tempio. C'era una porta chiamata Porta Bella. Alle 3 del pomeriggio Pietro e Giovanni incontrarono uno storpio, un uomo incapace di camminare. Nessuno lo aiutava, ma lui ormai aveva bisogno di tutti perché non riusciva più a far nulla, ma non aveva nemmeno soldi per mangiare. Così chiede a Pietro e Giovanni un po' di elemosina, ma Pietro e Giovanni rispondono: «Noi non possediamo nulla, ma quello che possediamo te lo diamo. Nel nome di Gesù e nella forza dello Spirito, alzati e cammina». E così gli tendono una mano, fanno questa preghiera e le gambe dello storpio sembrano guarire all'improvviso, tanto che lo storpio comincia a correre dando lode a Dio. E Pietro e Giovanni gli ricordano di non ringraziare loro perché li avevano trattati quasi come delle divinità, ma colui che aveva dato lo Spirito, che permette di fare grandi cose se si usa il cuore.